tanti casi, non più Covid, ma di gente con crisi di panico, quindi considerati un po' psichiatrici, suicidi purtroppo, e poi la violenza domestica. Il Covid ha dato una spinta notevole. Oggi ti consegno la tessera da 100 euro, sì. Ed è una tessera per poter fare la spesa. Gli altri devono essere abusivi, non pagano luce e gas. Io mi devo fare un mazzo così con tre figli, capito? Abbiamo contesti e luoghi di vita che sono un concentrato di fatiche, di difficoltà, di povertà. Il terzo settore ha dimostrato anche la sua caratteristica principale, cioè la capacità di rispondere immediatamente alla realtà, cioè di rispondere alle situazioni di emergenza. Nel primo periodo abbiamo avuto molte richieste della comunità filippina e da giugno in poi hanno cominciato a venire invece molte persone di origine maghrebina, la maggioranza tutti di case abusive. Gli italiani che chiedono l'aiuto hanno una situazione molto più complicata mediamente rispetto agli stranieri. Sono Alice, custode sociale di questo stabile. Seguo due signore qua, un'altra signora in questa scala, una in questa, un'altra signora di là, due signori di qua. La cosa che li accomuna è la fragilità, la solitudine. Ciao Anna, sono Alice. Di che cosa hai bisogno? Tutto il servizio sanitario si è bloccato per tutto il resto. Se non sei malato di Covid non ti possono curare. Comunque adesso con queste Covid non ci sono amici, tutti sono paurosi. E lei non ha paura. Sono così, passato prima guerra e seconda guerra, no prima guerra, seconda guerra, adesso tutti dicono guerra di Covid. Aspettiamo la speranza. Che sono arrivati a capire la vita, che è stata bellissima prima. Non lo sapevamo, non ce ne rendevamo conto. No, non mi piace prendere né aiuto di nessuno, perché noi abbiamo bisogno di lavorare. Cortile, noi lo chiamiamo amichevolmente Beirut perché è abbastanza rovinato l'esterno. Ci impegniamo per renderlo più gradevole alle persone che ci stanno dentro. Nelle case popolari, lo sappiamo, c'è una situazione di integrazione non ancora riuscita benissimo tra le etnie che ci vivono, che sono diverse e tante. C'è un problema di irregolarità, di abusivismo. Credo che si debba e si possa fare molto di più con delle scelte che però devono essere forse un po' arde. Io spero che si mettano un po' d'accordo tra Comune Aler, tra Comune Regione, per degli interventi condivisi e efficaci. Questo moto, no, dal basso, il desiderio delle persone che parte anche dal basso può diventare una carica fortissima, anche senza mezzi, senza soldi, senza appoggi, senza niente. Certo ci vuole più tempo, però credo che questo fatto possa cambiare i connotati di un quartiere, di una zona, quindi si può ripartire.
Certo, nei luoghi più delicati come questi, dove la povertà proprio la viviamo quotidianamente, se non c'è, come dire, un presidio e un'accoglienza, si rischia veramente poi di innestare dei focolai invece di disordine. Ecco, la lungimiranza anche delle nostre istituzioni sia quella di sostenere questo terzo settore che è lì in mezzo, che si sporca le mani, che sta con loro.